Grazia e pace in Gesù Cristo. Ci vogliamo alzare? Padre Celeste, ti ringraziamo. Grazie del privilegio che ci dai di essere qui nella tua casa. Apri il nostro cuore, disponi la nostra vita per accogliere le tue gemme, le tue ricchezze e le tue benedizioni. Accompagna il tuo popolo che sta per venire e donaci grazia che uniti offriamo a te sacrifici di lode e di ringraziamento nel nome del tuo figliolo Gesù. E in questo nome santo, glorioso e meraviglioso che noi apriamo questo culto, benedetto in eterno. Amen. Gloria al Signore. Vogliamo cantare qualche cantico alla presenza del Signore. Alleluia. Cristo Gesù, Figlio di Dio, ad ogni uomo il suo amore mostrò, egli guarì e liberò, tutto se stesso donò. Sai che Gesù, se tu lo vuoi, i suoi prodigi rinnova per te, senza timore, apriti a Lui, ti ama così come sei, come sei. Alza i tuoi occhi al cielo e vedrai nuovi orizzonti, tu scoprirai. Lascia ogni cosa insieme a noi, canta Dio dell'amore. Tuo cuore a Cristo e vedrai, nella tristezza più non vivrai. Lascia ogni cosa insieme a noi, canta Dio dell'amore. Gloria a te, Signore. Cristo Gesù, Figlio di Dio, parole eterne al mondo donò. Egli morì, risuscitò, la croce sua ci salvò. Sai che Gesù, se tu lo vuoi, i suoi prodigi rinnova per te, senza timore. Apriti a Lui, ti ama così come sei, come sei. Alza i tuoi occhi al cielo e vedrai nuovi orizzonti, tu scoprirai. Lascia ogni cosa insieme a noi, canta Dio dell'amore. Apri il tuo cuore a Cristo e vedrai, nella tristezza più non vivrai. Lascia ogni cosa insieme a noi, canta Dio dell'amor. Cristo Gesù, Figlio di Dio, ai suoi amici la pace portò, al ciel salì, ma vive noi con il suo soffio d'amor. Sai che Gesù, se tu lo vuoi, i suoi prodigi rinnova per te, senza timore. Apriti a Lui, ti ama così come sei, come sei. Alza i tuoi occhi al cielo e vedrai nuovi orizzonti, tu scoprirai. Lascia ogni cosa insieme a noi, canta Dio dell'amore. Apri il tuo cuore a Cristo e vedrai, nella tristezza più non vivrai. Lascia ogni cosa insieme a noi, canta Dio dell'amore. Al
alza i tuoi occhi a Cristo e vedrai nuovi orizzonti, tu scoprirai. Lasci ogni cosa insieme a noi, canta Dio dell'amor, canta Dio dell'amor, canta Dio dell'amor. Alleluia, gloria a Dio, cantiamo in questa mattina. Innalziamo e benediciamo il nostro Signore dal profondo del cuore. Alleluia, gloria al suo nome. Alleluia. Che canto io più danzerò ed esulterò dal banco dei re, come Miriam che suona i timpani, batterò le mie mani davanti al re dei re. Come Giuda fece battaglia, faremo un suono gioioso davanti al re. Come Giosuè fece a Gerico, gridiamo la nostra vittoria davanti al re dei re. Noi veniamo davanti a te per adorarti, o re. Noi veniamo ed adoriamo Gesù, sei re dei re. Come Davide che cantò a Yahweh, danzerò ed esulterò davanti al re dei re. Come Miriam che suona i timpani, batterò le mie mani davanti al re dei re. Come Giuda fece battaglia, faremo un suono gioioso davanti al re dei re. Come Giosuè fece a Gerico, gridiamo la nostra vittoria davanti al re dei re. Noi veniamo davanti a te ed adorarti, o re. Noi veniamo ed adoriamo Gesù, sei re dei re. Come Davide che cantò a Yahweh, danzerò ed esulterò davanti al re. Come Miriam che suona i timpani, batterò le mie mani davanti al re dei re. Come Giuda fece battaglia, faremo un suono gioioso davanti al re. Noi veniamo davanti a te per adorarti, o re. Noi veniamo ed adoriamo Gesù, sei re dei re.
Dio, alleluia. Noi vogliamo glorificare il nome del Signore dal profondo del nostro cuore, alleluia. E noi diciamo: chi è come Gesù? Alleluia. Gloria a Dio, alleluia. Chi è come Lui? Nessun altro. Chi è come Lui? Così forte e grande. Chi è come Lui? Egli è degno, alza la tua gloria a Lui. Chi è come Lui? Nessun altro. Chi è come Lui? Così forte e grande. Chi è come Lui? Egli è degno, alza la tua gloria a Lui. Loda Dio, loda Dio. Lui solo è degno di gloria, e il suo regno durerà per l'eternità, e il nome di Dio trionferà. Chi è come Lui? Nessun altro. Chi è come Lui? Così forte e grande. Chi è come Lui? Egli è degno, alza la tua lode a Lui. Loda Dio, loda Dio. Lui solo è degno di gloria, e il suo regno durerà per l'eternità, e il nome di Dio trionferà. E loda al Signore, alza e grida, 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 e loda al Signore. Alza e grida e loda il Signore, alza e grida e loda il Signore, tutta la lode per Lui. Chi è come Lui? Nessun altro. Chi è come Lui? Così forte e grande. Chi è come Lui? Egli è degno, alza la tua lode a Lui. Chi è come Lui? Nessun altro. Chi è come Lui? Così forte e grande. Chi è come Lui? Egli è degno, alza la tua lode a Lui. Loda Dio, loda Dio. Lui solo è degno di gloria, e il suo regno durerà per l'eternità, il nome di Dio trionferà. Chi è come Lui? Nessun altro. Chi è come Lui? Così forte e grande. Chi è come Lui? Egli è degno, alza la tua lode a Lui. Alza la tua lode a Lui. Alza la tua lode a Lui. Alleluia, gloria a Dio, alleluia. Noi amiamo il Signore perché Egli ci ha amato per prima. Lui è morto in croce per i nostri peccati, si è rivelato nella nostra vita. Ma in ogni giorno della nostra vita c'è sempre un combattimento interiore, perché non viviamo nello spirito nei cieli, perché siamo seduti nei luoghi celesti con Cristo Gesù, ma qui sulla terra siamo in un continuo combattimento. Siamo a combattere perché l'avversario dell'anima nostra cerca continuamente
di andare a sbranare le pecore. Sapete, le iene non si combattono fra di loro, cercano di distruggere le altre e gli altri animali, ma la scrittura dice: io ho vinto già. E questo è importante, che anche se l'avversario ci fa guerra, lui sa di essere un leone legato. Egli viene a noi come un leone ruggente, ma resistetegli ed egli fuggirà da voi. Gloria al Signore. Alleluia. Ringraziamo il Signore per questo, perché egli opera nella nostra vita. Gloria al Signore. Vogliamo cantare un altro cantico alla presenza del Signore. Dio è meraviglioso e noi lo esaltiamo dal profondo del nostro cuore in questa mattina. Alleluia. Benedetto Signore, benedici il tuo popolo che sta per venire e quelli che hanno delle difficoltà. Signore, intervieni tu con potenza. Noi siamo qui ad esaltare e a glorificare il tuo nome. Alleluia. Benedetto sei, Signore. Si è esaltato, Signore, nell'alto del cielo. Gloria a te, Signore, si è esaltato per sempre, innalzato il tuo santo nome. Tu sei il Signore, per sempre regnerai, la terra e il cielo gioiscono nel tuo nome. Si è esaltato, Signore, tu sei il nostro re. Si è esaltato, Signore, nell'alto del cielo. Gloria a te, Signore, si è esaltato per sempre, innalzato il tuo santo nome. Tu sei, Signore, per sempre regnerai, la terra e il cielo gioiscono nel tuo nome. Si è esaltato, Signore, tu sei nostro re. Tu sei il Signore, per sempre regnerai, la terra e il cielo gioiscono nel tuo nome. Si è esaltato, Signore, tu sei nostro re. Esaltato, Signore, tu sei nostro re. Si è esaltato, Signore, tu sei nostro re. Alleluia, gloria a Dio. Lo esaltiamo dal profondo del nostro cuore. Alleluia, gloria al Signore. Vogliamo ora cantare qualche cantico di adorazione alla presenza del Signore. Alleluia. A te noi rendiamo grazie. Alleluia, meraviglioso è il nome del Signore. A te grazie noi rendiamo, a te il Santissimo, a te che ci hai donato il Figlio tuo, Gesù. A te adesso ci prostriamo, a te il Santissimo, a te che ci hai donato il Figlio tuo, Gesù. E sì, dica il debole son forte, dica il povero son ricco, per tutto ciò che ha fatto lui per noi. E sì, dica il debole son forte, dica il povero son ricco,
per tutto ciò che ha fatto Lui per noi. A te grazie noi rendiamo, a te il Santissimo, a te che ci hai donato il Figlio tuo, Gesù. A te adesso ci prostriamo, a te il Santissimo, a te che ci hai donato il Figlio tuo, Gesù. E sì, di quel debole son forte, di quel povero son ricco, per tutto ciò che ha fatto Lui per noi. E sì, di quel debole son forte, amen, di quel povero son ricco, per tutto ciò che ha fatto Lui per noi. A te grazie noi rendiamo, il Santissimo, a te che ci hai donato il Figlio tuo, Gesù. A te adesso ci prostriamo, a te il Santissimo, a te che ci hai donato il Figlio tuo, Gesù. E sì, di quel debole son forte, di quel povero son ricco, per tutto ciò che ha fatto Lui per noi. E sì, di quel debole son forte, di quel povero son ricco, per tutto ciò che ha fatto Lui per noi. E sì, di quel debole son forte, di quel povero son ricco, per tutto ciò che ha fatto Lui per noi. E sì, di quel debole son forte, di quel povero son ricco, per tutto ciò che ha fatto Lui per noi. Alleluia, gloria a Gesù, alleluia. Adoriamo Signore, gloria a Dio, adora il Signore, lascia che lo Spirito Santo prenda la tua mente e il tuo cuore, alleluia, perché Egli è colui che rinnova, oh, la sua grazia su di noi, alleluia, la sua misericordia nella nostra vita. Gloria a Dio, alleluia, gloria a te Padre, gloria al tuo nome, alleluia, adoriamo il tuo nome, apri la tua bocca e loda il Signore, alleluia, gloria a Dio. Gloria al tuo nome, Signore, benedetto sei, Signore. Alleluia, gloria a te, Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. Gloria a te, Signore. Alleluia. Gloria a te, Signore. Alleluia. Oh Signore, guardami, nella fede sono qui, per toccare appena il lembo del mantello, e la porta che verrà sarà come un unguento che mi risanerà e guarito io sarò. Vieni me e guarisci me.
Oh Signore, guardaci, nella fede siamo qui. Il tuo nome è potenza che guarisce. E se il mondo finirà, la parola resterà, perché tu sei via vita e verità. Gesù, Gesù, vieni in noi e guarisci. Santo Signore, alleluia, gloria al tuo nome santo, meraviglioso sei Signore, alleluia, gloria al tuo nome Signore, dal profondo del nostro cuore Signore, vogliamo che il tuo fiume scorra nella nostra vita, l'acqua della vita nei nostri cuori Signore Dio, a lavarci da ogni cosa che turba la nostra vita. Oh Signore, per essere aperti a darti il culto, alleluia, sacrifici di lode e di ringraziamento, grazie Signore, meraviglioso sei tu Signore. Lascia che il tuo fiume scorghi dentro al cuor mio, lascia quella luce spirito di Dio, copri tutto ciò che turba l'anima. Tu sei il mio riposo, la mia libertà. Tu sei il mio riposo, la mia libertà. Gesù, Gesù, Gesù. Padre, Padre, Padre.
Spirito di Dio, vieni e guidami tu. Spirito d'amore, custodiscimi. Quando il dubbio bussa, non mi spezzerò. Se nel tuo amore io camminerò, se nel tuo amore io camminerò. Non mi spezzerò, se nel tuo amore io camminerò, se nel tuo amore io camminerò. Gesù, Gesù, Gesù. Vieni, guidami tu, Spirito d'amore, custodiscimi. Quando il dubbio bussa, non mi spezzerò, se nel tuo amore io camminerò, se nel tuo amore io camminerò. E la nostra mente si allarga, Signore, comprendiamo le parole del cielo. Oh Signore, ti glorifichiamo dal profondo del nostro cuore e ti diciamo ora, rivelati ai nostri cuori, parlaci Signore, perché siamo venuti qui per attingere alla tua presenza, sentiamo la tua presenza, Signore Dio, ma vogliamo godere anche della tua parola che, Signore, trasforma nella nostra vita. E opera nella nostra vita, Signore. Oh, è vero, Signore, noi ascoltiamo la tua parola e perché tramite l'udito viene la fede, Signore, e noi ti ringraziamo e ti diciamo manifestati in questo giorno di culto e di adorazione nel nome del tuo figliolo Gesù. Amen. Amen. Gloria a Dio, accomodatevi. Gloria al Signore. Alleluia. Dio è meraviglioso, opera al di là di quello che noi ci aspettiamo. È sempre all'opera. Noi siamo a volte di quelli che ci scoraggiamo. E sapete perché ci scoraggiamo? Perché ancora nella nostra vista non abbiamo potuto, diciamo, sperimentare chi è il nostro Dio. Più egli cresce nella nostra vita, più ci
non ci preoccupiamo più del mondo, delle cose, ma diamo a Lui le nostre preoccupazioni, le nostre ansie, e diamo a Lui anche le nostre battaglie. Perché non è per la forza del cavallo, per l'esercito che la battaglia si vince. Alleluia, la battaglia si vince soltanto perché Egli, alleluia, è colui che guida e manifesta la sua gloria. Sapete, al popolo di Israele in molte occasioni Egli fece vedere che non era per la moltitudine, a volte addirittura soltanto con qualche persona consacrata. Metteva gli avversari l'uno contro l'altro. Il popolo di Dio non faceva niente, ma soltanto ubbidiva la sua parola. E quando noi ubbidiamo alla sua parola, vediamo la sua gloria. Perché? Perché Lui è un'autorità superiore a un'altra, all'altra, all'altra, all'altra ancora. Sapete, un uomo di guerra, un uomo che era sottoposto ad altri, e il suo lavoro era appunto essere un centurione. Questo disse al Signor Gesù: Signore, io non sono degno che tu entri a casa mia. Alleluia. Io so che c'è un'autorità sopra un'altra autorità. Basta che tu pronunci una parola e il mio servo sarà guarito. Una parola. Egli aveva quella fede che non aveva bisogno che Gesù facesse molte cose per convincerlo. Egli già sapeva che questa autorità, alleluia, andava miglia di distanza, o chilometri diremmo noi di distanza, e la parola di Dio sottomette tutto. Quando Gesù pronuncia una parola, sottomette tutto. E quando si informò del suo servo, alleluia, alleluia, vide che fu guarito nello stesso istante che Gesù pronunciò la parola, come quella ragazza che era stata legata da uno spirito immondo, e quella donna sirofenice che non apparteneva al popolo del Signore andò dal Signore. Fu trattata malamente, sapete, ma perché io sono convinto che il Signore deve provare la nostra fede. È giusto che prova la nostra fede, come la fede dei veri cristiani, i fratelli devono soffrire in questo mondo per essere reputati degni per il cielo. Abbiamo ricevuto gratuitamente dal nostro Signore Gesù Cristo, ma la nostra fede, che è più preziosa dell'oro che perisce, viene provata affinché noi non confidiamo nelle nostre forze, ma in quella parola, in quella verità, perché noi conosciamo questo meraviglioso Dio che è superiore a ogni autorità, principati, potestà, dominatori di questo mondo. Il Signore è al di sopra, perché non c'è altro nome sopra il cielo o nella terra e sotto il cielo, alleluia, o un nome così eccellente e glorioso come il nome di Gesù Cristo. E prima di dare libertà alla nostra cara missionaria, voglio dire che esiste un libro. Questo libro viene chiamato il libro della vita, che è necessario che la gente, per entrare nelle benedizioni e nella gloria del Signore, è necessario che sia scritto lì. Sapete, ha un altro nome questo libro della vita, il libro della vita dell'agnello. Sapete perché ci parla del libro dell'agnello la Bibbia? Perché l'agnello ci fa ricordare che Egli è stato immolato, è stato la nostra propiziazione, Egli ha preso il nostro posto. Ci fa comprendere l'amore di Dio, la misericordia di Dio, la grandezza di Dio. Tutti quelli che sono scritti in quel libro, non perché sono stati migliori degli altri o perché sono riusciti, no, perché hanno creduto in Gesù Cristo, sono stati fedeli al Signore Gesù Cristo e si sono fatti trasformare dal Signore Gesù Cristo. Gesù Cristo è l'agnello di Dio che toglie il peccato, alleluia, di ognuno che crede nel suo nome. Ecco perché è meraviglioso il libro dell'agnello, il libro di quell'uomo che soffrì, e se tu sei in grazia è perché hai accolto gratuitamente la grazia del nostro Signore Gesù Cristo. Voglio dare libertà alla nostra cara missionaria.
é o santo nome do Senhor. Eu saluto a amada Chiesa, te sou com a graça e a pace. E anche quelli che sta seguindo via internet, que questa parte do nosso Dio sia com tudo voi hoje e sempre. O Senhor hoje está falando profundamente no meu core, meu amado marido, o pastor Pedro, falou de guarigione. E o Senhor está falando hoje fortemente no meu core. Eu preso com esse texto quando eu arrivado em Chiesa, não havia preparado com esse texto. Está falando de guarigione na anima, que nós abbiamo ser guarito nella anima nostra. E o Senhor está dizendo, guardem dentro, mas Senhor, guardem dentro para que coisa, Senhor, dentro? Para ver tudo aquilo que eu já fato pela tua vida, para ver tanta maravilha que eu já fato na tua vida. E eu vou lhe pregar. Abra hoje a sua Bíblia em Mateus, o capítulo 6, o versículo nós vamos ler de 25 a 20, a 33. Senhor, nós te rendemos graça e honra, Senhor. É com muito temor e tremor, Senhor, que eu falo da tua palavra, que é tua, Senhor, e não é minha. Senhor, que o único que escutar possa escutar a tua voz, Senhor, e não a minha, possa guardar até, Senhor, e não a minha. Senhor, nós metemos na tua mão com esse curto, Senhor. Fala, Senhor, ao meu core, ao core do pastor Pedro, ao core de onde o único que escuta, de aquele presente, Senhor Jesus. Para que possa escutar a tua voz, ó Senhor. Fala o coro de uniuno, Senhor Jesus. Para que nessuna palavra, Senhor Jesus, possa vir do humano, mas possa vir diretamente do teu trono, Senhor Jesus, como um pane fresco, como um filme de água viva, Senhor. Fala, Senhor Jesus, porque a palavra é tua, ó Padre Celeste. E nós vogliamo diminuir e que o Senhor cresça em questa mattina, Senhor Jesus. Que só o Senhor possa falar. Aleluia. Nós te rendemos graça e honor, Padre Celeste. Tudo que nós fazemos é para tua honra e para tua glória, ó Padre. E é em nome do seu Filho Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Mateus, o capítulo 6, o versículo de 25 em poi, que diz: Perciò, eu vi digo, não siete em ansiedade pela vostra vida, de quelli que mangerete ou berete. Nem para o vosso corpo, de que vestire. A vida não vale più de cibo e o corpo più de vestido. Osservate gli uccelli dei cielo. Essi não seminano, não mietono e não raccolgono i granai. Eppure o Padre vostro celeste li nutre. Não valete voi muito più de loro? E que de voi, com a sua solitude, pode adjungir à sua estatura um só cúbito? Porque siete em ansiedade em torno ao vestire? Considerate como crescono o tigre dei campo, esse não fatigono e não filono. Eppure, eu vi digo que Salomone stesso, com tutta la sua glória, não fu vestido com uno de loro. Ora, se Deus veste em questa maneira a erva del campo, que hoje é e domani é jetada no forno, quanto più vestirà voi, ó homem de pouca fede? Não siete dunque em ansiedade dizendo que mangerete, o que beremo, o que vestiremo, porque sono i pagani quelli che cercano tutta questa cosa. O Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutta questa cosa. O Signore sa tutto di noi. Accomodatevi. O Signore sa tutto di noi. E questo testo sta dizendo: perché siete in ansietà intorno a vestire? Perché questa parola, quando qualcuno mi ha portato questa parola, io stavo in depressione 2 anni, in letto. E eu pregava sempre ao Senhor e me arrivou com esta parola: por que está em ansiedade em torno a vestir e considerar-se como cresce no grigue de campo? E eu pensava: mas se Deus veste anche a fiore do campo, in cielo dei cielo, e por que o Senhor não me alcerà de questo letto, dopo de 2 anni letto? Questa parola battuto forte no meu coração. Eu não conhecia a palavra de Deus, mas com esta palavra é entrada tão forte dentro do meu coração. Eu disse: Senhor, faz toda esta coisa.
E noi siamo creazione di Lui, immagine e semiglianza. Immagina che il Signore può fare per noi. E il Signore fa cose meravigliose, tipo non sta in ansietà intorno di che vestire, di che mangiare, che disse che neppure Salomone stesso, in tutta la sua gloria, fu vestito come un di loro. E loro erano fiori del campo. E il Signore si preoccupa con ogni cosa che Lui ha creato. E poi decidiu vestir em questa maneira a erva do campo, que hoje é e domani agitada no forno. Quanto più vestirá a voi, homem de pouca fede? E noi dobbiamo avere fede e não paura, porque questo período que nós estamos vivendo, guardamos a dificuldade, e noi ci sono tanta fede que abbiamo paura e não fede. E o Senhor está dizendo: oh, o homem de pouca fé, guarda tudo isso que eu faço. E o Senhor hoje está dizendo: guardem dentro, mas não guardem dentro para verem toda aquela caduta, todo o pecado que eu já perdonado. Guardem dentro para verem coisa maravilhosa que eu já faço na vossa vida, na vida da vossa família. O Senhor já faz uma coisa, tanta coisa maravilhosa na nossa vida, na vida da nossa família. Ogni giorno o Senhor lavora na nossa vida de um modo maravilhoso. O Senhor entra na nossa casa ogni giorno, visita a nossa família, prende cura de nós, da mattina alla sera, e anche quando nós dormiamo, o Senhor é um Deus maravilhoso. E poi disse: não siete ansiedade, dizendo que mangeremo, que beremo, que vestiremo, que ci sono tanta volta que nós pensiamo, ma com essa situação, ou manca soldi, ma o Senhor promete, questa é a promessa do Senhor. Que não possiamo dubitare, dobbiamo avere fede. Que o Senhor é aquele que fa ogni cosa, o Senhor é aquele que fa toda la cosa. Para não estar em ansiedade, o Senhor está dizendo: abbia fede. Porque disse que sono pagani que cercam toda questa cosa. E nós não possiamo ser como pagani, dobbiamo credere. Não possiamo, certo que nós não possiamo lasciar de lavorare e lasciare que o Senhor faça toda a coisa. Nós facciamo a nossa parte e poi devemos credere e fidarsi no Senhor, que Lui fa o impossível. Nós facciamo o possível, o Senhor fa o impossível pela nossa vida. O Senhor lavora de um modo sobrenatural, porque nós siamo naturali, o Senhor lavora de um modo sobrenatural. Aleluia. Possiamo vedere che nel Salmo 139, o versetto 16, ti dico: il tuo occhi vidro la massa informe del mio corpo. E nel tuo libro era già scritto tutto il giorno che erano stati fissati per me, anche se nessuno di essi esisteva ancora. O Signore già ha scritto la nostra vita prima que nós nascesse, que está dizendo que o teu que quando era massa, quando não era vamos nem nato, já era escrito o giorno que era estado fissado em questa terra. Prima que nessun giorno existiva na nossa vida, o Senhor já prendeva cura de nós. Imagina hoje. O Senhor não acha, o Senhor não abandona, o Senhor não se alontana, o Senhor é presente, o Senhor é vitino, o Senhor é dentro, o Espírito Santo de Deus é dentro de nós, guiando a nossa vida. E depois, no versículo 14, diz: eu te celebrerò, porque sono stato fatto em modo estupendo, e a tua ópera sono maravilhosa, e eu lo so muito bem. Nós celebraremos com esse Senhor ogni giorno, não importa a circunstância, não importa aquilo que estamos vivendo, nós devemos celebrar o nosso Deus e viver a promessa que o Senhor é preparado para nós. E devemos dizer ao Senhor ogni giorno, em Salmo, sempre no Salmo 139, no versículo 23: investiga-me, ó Deus, e conosce meu core, prova-me e conosce o meu pensare. E vede se vem em mim qualquer via iníqua e guida-me pela via eterna. Devemos querer o Espírito Santo para guiar a nossa vida na via justa, na via eterna. Porque o Senhor é aquele que investiga o nosso core. Senhor, investiga, ó Deus. O Senhor é conosco o meu core. O Senhor é aquele que conosco o nosso core. E se possamos dizer ao Senhor, se tinha qualquer via iníqua,
Leva della mia vita e guidami per la via giusta, Signore. Questa è la parola che il Signore vuoi che noi viviamo nella via giusta. Poi in Matteo 28, 29 dice: venite a me, voi tutto che siete travagliati e aggravati, e io vi darò riposo. Dobbiamo riposare nel Signore. In ogni battaglia che noi affrontiamo, è riposare nel Signore. Non possiamo si stancare con tanto problema, con tanta cosa. Quello che noi possiamo fare, noi facciamo. Ma sempre chiedendo aiuto a Dio e riposando in Lui. Ci sono momenti che noi dobbiamo fare come o Giovanni faceva, riposare no peito de Jesus e stare vicino a Lui para que possamos ser confortados. Está dando interferência. Prendete su de voi o meu jugo e amparate da me, porque eu sou mansueto e humilde de core, e voi troverete riposo pela vostra anima, porque o meu jugo é dolce e o meu peso è leggero. Quando ci sentiamo pesantire nella nostra spalla, possiamo prendere il nostro zaino e mettere nel piede di Gesù, perché Lui ha detto che il giogo è dolce e il peso è leggero per Lui. Tutto il nostro peso, perché ci sono momenti che noi ci sentiamo stanco, non abbiamo animo nemmeno, ma il Signore è quello che prende tutto quel peso nostro che stiamo portando, nostra malattia, il Signore porta la nostra malattia, nostro dolore, nostro peccato. E quando noi stiamo stanco, o meglio logo per stare è no piede del Signore e parlare con Lui. E Lui prende tutto questo peso, questo zaino e porta a Lui, perché Lui ha detto che è leggero, è dolce, il peso è leggero. E disse que nós possamos prendere su di voi o meu jugo e amparate da me. Nós devemos ogni giorno amparare com Jesus. Jesus é stato meraviglioso quando estava em carne. Jesus é meraviglioso ogni giorno. E Lui ascolta la nostra voce. Quando nós abbiamo uma comunione com Lui, o nosso Deus é um Deus maravilhoso. E lasciado com esta parola, a parola de vida, a parola que porta a parte, a parola que faz vedere a via justa, que não lascia a gente ampara nessuna pedra, porque a parola faz vedere aquele que é justo, aquele que é injusto, para que nós não possamos a gente ampara nessuna pedra. O Senhor invita sempre a conoscere Lui de Pio, legendo a parola e amparando de Lui a portare queste. Questo giugo che è leggero, perché Gesù dice che io sono mansueto e umile di cuore, e anche noi dobbiamo essere mansueto e umile di cuore, perché questa è una virtù di un credente. Dobbiamo sempre essere umili, ogni giorno di più chiedere al Signore che io possa ogni giorno di più essere umile della mia vita, ovunque io vado, con le persone che il Signore mette davanti a me, perché io possa essere umile di cuore, perché io possa avere amore, perché amore è quello, è la via più alta che il Signore ha lasciato, e noi dobbiamo vivere in amore, in mansuetudine, perché noi sappiamo che l'orgoglio è quello che fa cadere la persona, l'orgoglio è quello che cade, fa cadere, fatto cadere, o pure il diavolo fa cadere ogni persona quando c'è orgoglio. E noi dobbiamo chiedere al Signore ogni giorno, Signore, che io diminuisca e il Signore cresca nella mia vita, perché il Signore possa portare avanti la mia vita, Signore. E disse che voi troverete riposo pela vostra anima. Quando noi riposiamo in Lui, noi troviamo riposo. Se a nossa alma é turbada, cerchiamo a faccia do Signore e chiediamo a Lui questo riposo, porque é promessa, caríssimo. E toda promessa della Bíblia é per noi, é per quelli che sono figli, per quelli che cammina con Lui. Não é per altri, a promessa é per tutto quelli che ha ricevuto nosso Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvatore, che confessato com a boca, che ha ricevuto com o cuore, che vive em Lui, que vive com Lui, que camina com Lui. Com essa promessa da Bíblia é per nós.
E o Senhor está dizendo de modo profundo: não sente ansiedade pela vostra vida. Porque a nossa mente, ci sono tanta volta que o inimigo ataca a nossa mente para que nós possamos viver ansiosi. Mas não possiamo, porque o Senhor ha lasciato tudo preparado per noi. O Senhor te potencia, é criado toda a coisa, o universo é criado toda a coisa, o universo é piccolo davanti ao Senhor. O Senhor é Deus grande, maravilhoso, que faz coisa maravilhosa. Está dizendo hoje para não estar em ansiedade per niente, não estar em ansiedade per domani, porque o Senhor prende cura do hoje, o Senhor prende cura do domani, o Senhor prende cura da nossa vida ogni giorno. E ci sono tanta volte que a própria Bíblia diz que o Senhor prende pela mano e camina com nós. Quando nós não possiamo caminhar da sola, o Senhor prende pela mano e camina com nós. Questo é o nosso Deus, que é criado a nossa vida a imagem e semelhança de Lui, para que possiamo essere luce in questo mundo. O Senhor lasciato questa parola, e ogni que o Senhor dado questa parola, possiamo illuminare anche, porque o Senhor, com esse atributo, o Senhor condivide com nós. Eu sono la luce, vai ser la luce, para que nós possiamo portare questa parola, portare a parola do reino do cielo. Porque poi, eu não leio o verso 33, que diz: ma cercate prima o reino de Deus e la sua justiça, tutta questa cosa vi sarà sobregiunta. Porque não serve cercare tanta coisa, como aquele jovem estouto que cercava tanta riqueza e voleva anche a riqueza do fratello, e voleva tanta riqueza, e o Senhor disse: hoje eu chiederò a tua anima, jovem estouto. Não possiamo estar preocupada em ter tesouro em terra, porque desde que a rudine mangia o tesouro em terra, dobbiamo se viver bem, porque não possiamo adiar a nossa felicidade, porque nós somos felizes. O Senhor é criado, não é para ser joioso, para ser feliz, mas nosso logo não é aqui, a nossa casa não é aqui, nós somos cidadãos celestiais, e o nosso tesouro deve ser em cielo, porque na terra a ruja nem mancha, mas em cielo está tudo aquilo que nós metemos na mão do Senhor, está perfeito. Tudo aquilo que nós guardamos na nossa mão, tanta volta, se perde. Mas aquilo que nós metemos na mão do Senhor, e lasciamo na mão do Senhor, aquilo não se perderá mais. Porque o Senhor guarda. Aquilo que está na mão do Senhor está seguro. E por isso nós devemos meter que coisa na mão do Senhor? A nossa vida em primeiro posto, a nossa família. Caríssima, família é um projeto de Deus. É a pessoa que convive più vicino de nós, onde de olho. A nossa casa deve ser um percetinho do cielo. Porque a nossa casa. Nós devemos amparar a falar e amparar a escutar, e que o Senhor dá tudo orelha a nós para que possamos escutar e uma boca a falar. Ci sono tanta volta que nós devemos escutar o nosso marido. O marido deve escutar a vossa mulher, deve escutar o vosso filho. Porque se ogni uno ha comunhão dentro da casa, o Senhor habita em questa casa. O Senhor habita em questa casa e prende cura de ogni coisa dentro de questa casa, e a parte. E quando nós abbiamo parte dentro da nossa casa, nós abbiamo parte com tutti. Porque nós portamos com essa parte ovunque andiamo, e questa é uma coisa maravilhosa. Devemos amparar e ser mansoleto como o Senhor é manso de cuore. E a parola do Senhor ensina com esta coisa. Ogni giorno o Senhor vai lavorando no nosso cuore, e diga: Senhor, leva tudo do meu cuore, tudo aquele que não te appartiene, Senhor Jesus. Que vá vir tudo aquele que não te appartiene, Senhor Jesus. Empie-me com teu espírito, com tua joia, com teu amor, para que a pessoa, quando guardar a mim, possa vedere a te, Senhor. Com esse dobbiamo camminare così com o Senhor. E offrire a Lui a nossa lode, a nossa adorazione, e chiedere ao Senhor sempre com ringraziamento. Porque o Senhor é aquele que fala uma coisa. Ci sono tanta volta, a pessoa tinha um belo lavor e não disse: é o Senhor que me dato, não é mérito meu. Nós devemos reconhecer que não é mérito nosso. Se eu estou falando hoje aqui, não é mérito meu, nessuno, eu não mérito nessuno. É o Senhor que é chamado, é o Senhor que fala. Eu sempre falo: Senhor, não acha que falo eu, falo teu, Padre.
Perché la parola è tua, il Signore ci ha lasciato piantare, questa parola noi abbiamo un compromesso con questa parola, non possiamo, il Signore ha lasciato un giardino meraviglioso piantato, noi non possiamo mettere acqua calda in questo giardino che il Signore ha lasciato piantato, che la parola è di Lui. E noi dobbiamo annaffiare appena annaffiare a pianta che il Signore ha lasciato piantare, non piantare di più, né levare a pianta che il Signore ha piantato, né mettere acqua calda, che la parola è del Signore. E a parola do Senhor exorta, a parola do Senhor guarisce, a parola do Senhor salva, a parola do Senhor é que faz a única coisa, é o Senhor que faz a única coisa. E nós temos um único pastor, não possiamo idolatrar nenhum pastor, nenhum predicador, porque o único pastor se chama Jesus Cristo. Se qualcuno dire a te, minha pecora, diga loro, vai vedere a tua mano, tinha um chiodo, tinha uma marca de um chiodo, porque o único pastor tinha uma marca de um chiodo na mano. Tudo e arte são usados do Senhor, porque o Senhor usa. E se qualcuno dentro, minha pecora, riempie pela boca para dizer, minha pecora, disse, vai vedere a tua mano, tinha um buco, tinha uma marca do chiodo. Porque a palavra do Senhor é o Senhor que fala, o Senhor usa aquele que vole, o Senhor usa um vaso grande, um vaso pico, um vaso roto, um percetinho de vaso, usa aquele que vole. Porque é a Lua que fala, é o Espírito Santo que fala. Não é humano, o humano não pode falar em nula, porque a palavra não pode ajuntar em niente, nem tornar em niente. E o Senhor hoje está falando grandemente, não siete ansietar pela vostra vida, do que mangerete, do que berete, do giorno de domani, porque eu provedo tudo aquilo que tu é bisogno. Eu abro porta dove não tinha muro, eu chiudo porta quando deve chiudir, porque não vai bem perder, eu chiudo porta, mas eu sou coisa que estou fazendo, o Senhor disse. E quando tu és eu abro porta. E quando tinha qualquer coisa que faz mal, eu quildo porta. Que nessuno abre. E quando eu abro porta, nessuno quilde. Porque eu sou no Dio, eu sou no teu Dio. Eu guido a tua vida. Sono eu que paro, sono eu que guido. Por isso metemos tudo na mão do Senhor. E não se tem ansiedade por coisa nessuna. E hoje o Senhor está dizendo, depressione via em nome de Jesus. Ansiedade via em nome de Jesus. Tudo aquele que não provê de Deus, que via em nome de Jesus. Que o único que está escutando com esta palavra hoje, se online, se aqui. Tudo aquele que não provê de Deus, que cada terra, no nome de Jesus. Na autoridade e na potência daquele que tinha toda a potência, no nome que está sobre todo nome, no nome de Jesus, que cada terra, tudo aquilo que não provém do Senhor hoje, em nome de Jesus, aleluia. Glória a teu santo nome, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor é um Deus que faz coisas maravilhosas, Senhor. E mesmo nós, que a tua parola, aquela que transforma, aquela parola que prende aquele que está caduto e arsa, aquela parola que toca no core e cambia o core, que leva um core de pedra e mete um core de carne, que a tua parola seja aquela que toca na mente do inimigo, vole tocar e alontando o inimigo, ele empie com a tua parte. Este é o Senhor, este é o nosso Deus, aleluia. Glória ao santo nome do Senhor. O Senhor está aqui hoje, presente. Fortemente eu sinto a presença do Senhor. Fala, Senhor. Ai, onicore, que o Senhor vai falar. O Senhor está dizendo, não sinta dunque a ansiedade do mani, porque o domani se prende cura per conta sua. Basta que as cunas de ouro sofano, para que possamos viver o nosso giorno. Credendo que o Senhor é a nossa base, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. E o Senhor diz, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Não sinta preocupado com niente. Não sinta preocupado com o domínio. A minha graça te basta. Riempi teu coração com a minha graça. Aleluia. Glória ao santo nome do Senhor. Glória a Deus. Anche no cielo do cielo, Senhor, prende cura. Loro não semina, não raccolgono. Mas não manca niente. O Senhor disse, David disse, eu sou no jovem, eu já estado jovem e hoje sou vecchio, mas não mais visto um justo desamparado. Nem a tua descendência me tem caro pane.
Perché il Signore promette a vivere un pane quotidiano. E ogni cosa di più che ha nel nostro tavolo è grazia. Perché il pane quotidiano il Signore promette. Il nostro pane quotidiano. E noi dobbiamo riposare. Il Signore sta dicendo, oggi è tempo di riposo, è tempo di rinnovo. Rinnova la vostra mente. Rinnova la vostra mente con il mio amore. Eu amado tanto o mundo, Senhor, e deve ter dado meu filho a morir per voi. Questo é um amor que não se pode misurar. Questo é um amor grande. E o Senhor invita anche noi a amar um e a altri. Com questo amor que o Senhor é dado, com questo amor que o Senhor é messo no nosso core. E com essa palavra que eu vou deixar hoje, meu amado marido, pastor Pedro, predicará. Eu vou lhe pregar per voi. Senhor, graças, Senhor Jesus, pela tua palavra, Padre. Guida, Senhor Jesus, pastor Pedro, que continuará com a mensagem. Senhor, vista ogni família, Padre. Entra na casa de ognuno, Senhor. Porque o Senhor conosce o core. Investiga o core de ognuno, Senhor Jesus. Para que o Senhor possa levar tudo aquilo que não provém de te, Senhor Jesus. E riempi com teu amor e com a tua parte. Senhor, eu sei que hoje o Senhor está entrando em casa, portando a guardione, mas não só a guardione física, mas portando a cerveza. Hoje, a cerveza é arrivato nella tua casa. Così disse o Eterno. Così disse o Senhor. Graças, Senhor, por esta palavra. Visita a união, portando o Senhor Jesus, a necessidade de união, que é bisogno, Senhor. Toca no pensiero, no cuore, na mente, para que o loro possa avere a tua mente, que a tua palavra diz, Senhor, que nós abbiamo a tua mente, nós abbiamo a mente de Cristo e que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Vista, Senhor, de ognuno. Nós sabemos que é o Senhor que convince, é o Senhor que guarisce, é o Senhor que salva, é o Senhor que faz uma ópera completa. E nós te ringraziamo, Senhor, por ogni cosa. Tudo que nós facciamo, Padre Celeste, é para tua onore, para tua glória e em nome do teu Filho Jesus. Amém. Aleluia. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Dio è meraviglioso, è sempre all'opera. E notiamo che stranamente nei nostri discorsi, nei nostri ragionamenti parliamo sempre di Lui. Non è perché siamo cristiani, non è perché siamo innamorati di Gesù, non è perché Egli ha trasformato la nostra vita, non è perché Egli è Dio. Non è perché Egli è il re del re, non è perché è l'agnello che ha tolto il peccato del mondo, della nostra vita, anche. E prima di proseguire con la parola voglio cantare un cantico. Alleluia. Gloria a Dio. Gloria a te, Signore. Su quella croce l'agnello salì, su quella croce Gesù Cristo morì. In quella croce giustizia e pietà, con quella croce il mio cielo s'aprì. Su quella croce la morte trionfò, il mio peccato Gesù Cristo pagò. Su quella croce al mio posto morì, il Re di gloria, il Cristo Gesù.
so che gloria e onore e la grande maestà appartengono a te, Gesù, perché con grande potenza l'unto di Dio, Gesù, ha vinto per me, ha vinto per me su quella croce. Grazie, Signore. Su quella croce la morte triunfò, il mio peccato Gesù Cristo pagò. Su quella croce al mio posto morì il Re di gloria, il Cristo Gesù. Io so che gloria e onore e la grande maestà appartengono a te, Gesù, perché con grande potenza l'unto di Dio, Gesù, ha vinto per me, ha vinto. Io so che gloria e onore e la grande maestà appartengono a te, Gesù, perché con grande potenza l'onno di Dio, Gesù, ha vinto per me, ha vinto croce. Alleluia, grazie Signore, alleluia. Signore, parlaci ancora, rivelati nei nostri cuori, Signore, perché la tua parola è verità. A volte siamo messi a confronto con quello che accade nella nostra vita, ma donaci grazia che i nostri occhi, invece di vedere a quello che ci affligge e ci turba, possiamo guardare te, Signore, che ci sostieni e ci dici non temere. Oh Signore, tu sei colui che ci porta avanti e non manco di nulla. Grazie Padre, parlaci per la potenza del tuo Santo Spirito, usati ancora di questi canali, Signore, disutili, ma utilizzati da te. Ti ringraziamo per questo, nel nome del tuo figliolo Gesù. Amen. Gloria a Dio. Vogliamo leggere insieme, sempre in Matteo, siamo al capitolo 12. Versetto 30, è un versetto solo, guardate, dice così: chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Amen, gloria a Dio, accomodatevi. Gesù, vogliamo avere una visione di Lui leggendo un versetto che ce lo esprime Daniele nella sua visione. Egli ebbe una visione e vede Lui. Daniele 7, versetto 13 dice: io guardavo nelle visioni notturne, ed ecco sulle nubi del cielo venire un simile al figlio dell'uomo, e gli giunse fino all'antico dei giorni e fu fatto avvicinare a lui. A lui fu dato dominio, gloria e regno
perché tutti i popoli, nazioni e lingue lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, e il suo regno è un regno che non sarà mai distrutto. Alleluia! Gloria al Signore. Perché ho voluto leggere questo? Perché prima di dire quello che è il messaggio che il Signore ci mette dinanzi, io voglio dirvi chi è Gesù, anche se voi lo conoscete, ma vogliamo esprimere anche per coloro che ci seguono via internet. Tutti sanno chi è Gesù, in quanto dicono: io ci credo che è esistito, se ne parla a scuola, anzi non se ne parla più a scuola. Si parla come un personaggio storico, nessuno può obiettare che lui è stato qui e fa parte della storia. Ma già vediamo che il suo popolo, la sua nazione, i suoi parenti stessi, addirittura i suoi fratellastri, non ci credevano all'inizio in lui. E dicevano a Gesù: ma se tu ti vuoi fare conoscere, vai nella festa, così tutti vedono e credono. A volte l'ironia, vero, sapete, Gesù l'aveva detto, un profeta non è accettato dove? In casa propria. Gesù Cristo ha una missione. Egli viene a fare non la propria volontà, ma la volontà del Padre. Egli annichilisce se stesso, egli prende una forma di uomo, come dice la Scrittura, e non reputò rapina essere uguale a Dio. Egli era umile, ma la gente voleva umiliarlo, che non è la stessa cosa. E ci troviamo qui in questo passo della Scrittura dove Gesù caccia un demonio da una persona, e questo incomincia a vederci, incomincia a parlare. Alleluia. E sapete cosa dicono di lui? Incominciano a dire di lui: eh sì, è vero, questo caccia i demoni per l'aiuto di Belzebù. Volevano umiliarlo, ma lui è umile, ma interviene, perché nulla ha a che fare, quando ci vogliono umiliare, con quello che è la verità. Gesù, lui è la verità. E incomincia a dire: ma se Satana cacciasse Satana, il suo regno non può durare. Qualcuno diceva: ma non è costui il figliol di Davide? Altri che in realtà erano invidiosi di lui, ma così invidiosi. E Gesù dovette dire: se io caccio i demoni per mezzo dello Spirito di Dio, allora il regno di Dio è giunto fino a voi. Il Signore faceva scivolare tutte le parole rivolte a lui, però ha dovuto dire: attenzione, che tutte le parole bestemmie contro il figlio dell'uomo saranno perdonate, ma nessuna bestemmia contro lo Spirito Santo sarà perdonato. Perché questi uomini vedevano che Gesù operava nella potenza di Dio. Loro hanno visto che era il dito di Dio che operava, ma perché erano invidiosi dovevano dire che era lo spirito di Belzebub. E allora il Signore: attenzione, se voi pensate che lo spirito che sta muovendo, che si muove nella mia vita, dite che lo spirito immondo, voi state bestemmiando, perché sapete che lo Spirito di Dio è volontariamente volete andare contro. Noi stiamo descrivendo la persona del nostro Signore Gesù Cristo.
E allora egli poi incomincia a dire apertamente davanti ai suoi avversari, ai suoi discepoli, a chi lo sta ascoltando: chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Chi non è con me. L'uomo per natura, sapete, è morto nei falli e nei peccati. Noi siamo nella nostra carne, di chi non conosce il Signore, è nella carne e ha una mente corrotta. La Bibbia ci descrive che viene chiamato figlio d'ira. Questa persona ama il mondo, le cose del mondo, è attratto dalle tenebre e così è abituato a vivere e ad essere profano. Questa è naturalmente l'indole di colui che non conosce né il Signore né il regno di Dio. Ci sono poi quelli che non sono così profani come Esaù. La Bibbia ci dice che Esaù, disprezzando la benedizione, l'ha barattato per il cibo che aveva bisogno, certamente, ma il cibo mangiamo, poi abbiamo fame, dobbiamo mangiare il pane, dobbiamo mangiarlo, le lenticchie che egli mangiò poi ne aveva ancora bisogno e li ha barattato per la benedizione del Signore. La nostra coscienza viene risvegliata dalla parola di Dio. Questo è un altro esempio di persone che si trovano ad essere profani. Vi è una categoria di profani che sono disposti a levarsi i sandali per stare nel luogo sacro. Quando noi udiamo la voce del Maestro, lasciamo tutto e tutti, anche il nostro ego lo gettiamo ai piedi del Signore, viene inchiodato là nella croce e incominciamo a seguirli. Stiamo parlando di quattro forme di religiosità, di persone che sono profane. Vi sono di quelli che poi credono di aver ricevuto, invece hanno rinnegato la potenza nel loro modo di vivere, che il Signore non è nel loro cuore. Si vestono di apparenza di religiosità, ma non hanno e non vogliono essere trasformati dall'amore, dentro e fuori. Sapete, l'amore di Dio quando viene nella nostra vita, quando Gesù entra nel nostro cuore, noi iniziamo ad essere pazienti e benevoli. È una trasformazione che fa l'opera del Signore nella nostra vita. Perché sto dicendo questo? Perché chi non è contro di noi è per noi, un'altra occasione dirà il Signore. Sapete cosa non fa l'amore nel cuore del credente? Non lo fa diventare invidioso, non è una persona che si pavoneggia. Sapete quanti oggi si pavoneggiano? E vi sono altri che fanno gli orgogliosi. Io so ben cantare, io quando parlo la gente viene attratta, io, e fu quell'io che Satano fu buttato fuori dai cieli, perché si inorgoglì e voleva andare oltre, salire nel trono del Signore, perché era un musico. Mentre gli camminava usciva della melodia e lui si pavoneggiò, lui si inorgoglì, voleva essere come l'Altissimo, e fu buttato fuori perché peccò di ribellione davanti al Signore. Sapete, l'amore nel cuore di chi crede nel Signore non si irrita, non aspetta il momento propizio per fare ripagare il torto che ha subito. Aspetta, verrà il momento che io mi ritroverò a tu per tu con te e ti devo fare ripagare quell'affronto che mi hai fatto.
quella vergogna che mi hai causato, quella ferita che mi hai dato. No, questo non è l'amore di Dio. L'amore di Dio non fa ripagare, dimentica il torto ricevuto. E quando vede il male nei suoi nemici, la Bibbia ci dice che non ride della sorte del male delle persone, anzi prega Dio per loro. Questo quando l'amore di Cristo è entrato nel nostro cuore. Sono queste cose che l'amore di Dio non fa dentro di noi. L'amore del credente trasformato che cammina con Gesù. Cosa fa l'amore? L'amore gioisce con la verità, tollera in ogni circostanza, crede in ogni tempo, spera e sopporta. Alleluia. E siamo stati avvolti di questo mantello, del mantello dell'amore, fratelli, alleluia. Ora, perché il Signore ha detto chi non è con me? Perché egli ci ha detto chi non è con me? Alleluia. La Bibbia ci dice un verso della Scrittura: guardate di non rifiutare colui che parla, perché non scamperemo se rifiutiamo colui che parla dal cielo. Se noi siamo con lui, saremo, alleluia, con lui in ogni occasione e circostanze, anche nei momenti più bui e nascosti o negativi. Sapete, Gesù affrontava questi scribi e farisei che gli hanno detto: cacci i demoni per opera del diavolo. È il diavolo che ti ha dato questo dono di poter fare quello che stai facendo. E così queste persone apertamente dichiaravano di essere contro Gesù. Gesù, alleluia, è il Signore dei Signori, ma non a tutti viene rivelato, non a tutti comprendono, perché la rivelazione di Gesù, egli disse: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre. Ma queste persone non volevano la luce del Signore, ecco perché egli sta dicendo chiaramente: chi non è con me vuole e ama le tenebre. Se Gesù non vive nella nostra vita, se Gesù non ha il primo posto nel nostro cuore, la condizione è strana. Ci ritroveremmo come il re Saul, che Samuele dovette dire che l'ubbidienza val meglio che sacrifici. Prestare attenzione più del grasso dei montoni. Cosa fece il re Saul? Invece di ubbidire alla parola del Signore, fece di testa propria. Quando il Signore ci dà un ordine, noi abbiamo la capacità di fare come vogliamo? Non è così. Se noi ci troviamo nella condizione di trovarci in una guerra o nella naia, come si suol dire, quando noi ci siamo trovati a fare il servizio militare, nelle armi, quando ti si dà una consegna, quando ti si dice di vigilare, ti si dà l'attrezzatura necessaria, non soltanto ad essere armato, ma anche per poter vedere oltre. E quando il cannocchiale o tutto quello che ti si è dato, tu ne hai incuria, sapete, bisogna pulire le lenti, stare attenti all'arma che ci è stata data, perché noi dobbiamo tenerla pronta.
spiritualmente ha un senso, perché quello che ci è stato dato noi ne siamo responsabili. Ci è stato dato qualcosa di grande valore, la perla di grande valore che è nel nostro cuore. Ci è stato dato non soltanto la grazia, ma ci è stato dato di combattere. Abbiamo delle armi che il Signore, non solo le armi di questa terra, non stiamo parlando né di fucili, non stiamo parlando, no, ma per combattere le insidie del diavolo, per o agire contro o l'opera del maligno. Sapete, Gesù liberò quell'uomo che fu liberato e guarito dalla sua cecità e incominciò a parlare. Il Signore diede questa autorità ai suoi, li mandò a due e dire: il regno di Dio è vicino, il regno di Dio è dentro di voi. Loro iniziarono a predicare il regno di Dio e secondo le necessità operavano. Il Signore ha dato alla sua chiesa l'autorità, ha dato un'armatura, ha dato qualcosa di prezioso che dobbiamo custodire, e dobbiamo custodire la fede, dobbiamo custodire la speranza, dobbiamo portare avanti l'amore del Signore. E allora, quando il soldato che ha ricevuto queste consegne inizia a dormire, l'avversario non dorme, è come un ladro che viene nella notte, o non viene o quando tu te l'aspetti. Ebbene, fai il tuo turno di guardia, viene quando noi incominciamo ad essere assopiti, viene quando noi ci stiamo addormentando. Sapete, un momento particolare quando il Signore stava lottando con l'avversario e lo aveva già cacciato fuori, chiese ai discepoli di pregare con lui nel Getsemane, e loro un'ora non ci sono riusciti, si sono addormentati. Ecco perché il Signore sta parlando, allarmando i suoi, che quando noi non siamo nella sua volontà, quando noi non ubbidiamo, quando noi diventiamo nella nostra mente neutrali, non sto facendo nulla di bene, ma non sto facendo nulla di male. Il Signore sta dicendo chiaramente: non è che tu sei con me. Chi non è con me, sappi che io sono Dio, sappi che io ho pagato il prezzo per i tuoi peccati, sappi che io ti ho armato fino ai denti, sappi che io ti ho dato autorità. Ma nel momento che noi, fratelli cari, vogliamo essere neutrali perché vogliamo avere un po' di tempo per le cose nostre della vita, o dobbiamo cercare un po' di requie nella nostra mente, nella nostra serenità, gli avversari non dormono. Perché questo? Vogliamo parlare di quello che la Bibbia descrive una guerra spirituale. Sapete, da un lato abbiamo detto poco fa che il Signor Gesù Cristo è la luce del mondo, ma dall'altra parte ci sono le tenebre in questa terra. Il Signore è colui che è il buon pastore e dà il cibo e raccoglie le sue pecore, mentre dall'altra parte vi è il lupo che cerca di sbranare o di uccidere, di sterminare, di distruggere. Abbiamo un combattimento che non è da quando esiste l'uomo, ma prima ancora. La Bibbia ci fa sapere che questo essere prese una terza parte degli angeli e si riportò con sé nella malvagità, nell'inganno. È il padre della menzogna. Mentre il Signore parla in verità, lui quando dice la menzogna è come se dicesse la verità. Porta avanti mezza verità per sedurre le persone. Di farti cadere, perché vuole che tu guardi con i tuoi occhi. Lui vuole che tu, alleluia, ascolti con le tue orecchie. Insomma, cerca di
di toccare o di farti toccare con le tue mani le cose o di cui tu stai affrontando, per dire: vedi che come dico io. Ma noi dobbiamo basarci prima che la nostra natura è in difetto, perché noi siamo stati, dal momento che abbiamo mangiato tramite il nostro padre Adamo, nella carne, noi abbiamo mangiato ciò che dispiaceva, abbiamo disubbidito, perché quello il Signore mise alla prova Adamo ed Eva, e loro mangiarono del cibo della conoscenza del bene e del male. E così noi, nella nostra natura, quando cresciamo e ci facciamo trasportare dai nostri occhi, dalle nostre sensazioni o dall'uomo naturale non comprende le cose dello spirito. Noi abbiamo un combattimento contro il diavolo, contro il mondo, contro la carne, fratelli, e poi contro quelli che non amano il Signore. Ci ritroviamo in questa situazione, ma è pur vero che Dio ci ha armati, è pur vero che Dio ci ha resi capaci, e Lui ha vinto, e noi siamo più che vincitori in colui che ci fortifica. Ma siamo portati continuamente a fare una scelta: voglio essere col Signore o voglio essere nella mia carne per le mie cose? E il Signore dice: quando voi non siete con me, voi siete contro di me. Il Signore sta parlando chiaramente. Sapete, nella parola di Dio si è scritto riguardo a una chiesa. Questa chiesa, questa gente diceva: mi sono arricchito, io non manco di nulla, sono abbondante nelle cose del Signore. Addirittura pensate che il Signore fuori dalla porta bussava, perché l'avevano già buttato fuori. Vi sono molti che con le loro azioni di disubbidienza, di neutralità, nell'essere ibridi, perché molti sono ibridi, non sono né carne né pesce, per darci una comprensione, si sono così benissimo allontanati dalla presenza del Signore. Queste persone dicevano di essere già arrivati nello spirito, che vedevano, comprendevano le cose. Il Signore, quando parla di questa chiesa, dice: tu non sai che sei disgraziato, miserabile, povero, cieco, nudo, sei tiepido, non sei né caldo, non sei né freddo. E il Signore questa chiesa la stava vomitando. Perché? Perché quando noi esaltiamo le capacità del nostro io naturale, noi ci stiamo mettendo contro il Signore, perché deve essere detronizzato tutto quello che vuole prendere il primo posto nella nostra vita. Questo è la condizione. Ecco perché, se non siamo con Lui, noi siamo contro di Lui. Lo rileggo: chi non è con me, non si è con Lui. Quando noi non ubbidiamo, non rispettiamo, quando vogliamo aggiungere alla parola o quando vogliamo togliere alla parola di Dio, sapete, la Bibbia ci dice che vi furono persone che si presenteranno alla presenza del Signore e diranno: io ho profetizzato, io ho cacciato demoni, ho fatto opere potenti nel tuo nome, Signor Gesù. Ma la Bibbia ci dice: io non vi ho mai conosciuto, allontanatevi da me, voi operatori di iniquità. Perché questo?
perché il Signore vuole che noi costruiamo nel fondamento, nella roccia, non nella sabbia dell'incertezza, dei dubbi, o dove noi ci confidiamo nella nostra natura. La nostra natura deve essere inchiodata alla croce. Non puoi confidare nei tuoi pensieri, perché i nostri pensieri ci allontanano. I nostri pensieri sono così molto lontano, come il cielo e la terra sono questa distanza. Il Signore parla che così è la differenza fra i nostri pensieri e i pensieri del Signore. L'uomo naturale non comprende le cose dello Spirito, gli sono pazzia, e allora il Signore ci dà di comprendere, ci fa comprendere quanto è necessario che dobbiamo essere riuniti nel suo nome, dove due o tre sono radunati nel mio nome. Sapete, quando Andrea ebbe quell'opportunità di conoscerlo, il Signore della Gloria, Gesù, andò subito a parlarne con suo fratello, Pietro. Sai, Pietro, abbiamo conosciuto il Messia. La Bibbia non ci parla di Andrea che ha fatto chissà quanto si sono convertiti con la predicazione di Andrea. La Bibbia non ce ne parla. La Bibbia ci parla che Andrea portò a Gesù soltanto una persona, suo fratello. Ma sappiamo che suo fratello in un giorno 3.000, non suo fratello, ma lo Spirito Santo che era in suo fratello, portò 3.000 alla conversione. Gloria a Dio! Sapete, quando si presentò al Signore, il Signore non lo fece parlare, subito gli disse: tu sei Simone, il tuo nome non sarà più Simone, ma ti chiamerai Pietro. Simone significa ascoltato. Dio ti ha ascoltato, e Pietro significa, e Pietro significa, sappiamo noi, pietra, sasso. Perciò Dio ti ha ascoltato e ti ha fatto diventare una pietra, gloria a Dio, non più uno debole, non più una persona diciamo titubante, ma forte nel Signore. Sapete, quando siamo titubanti, quando ascoltiamo il nostro cuore, quando noi ci facciamo trasportare dai nostri pensieri, noi siamo in questo stato. Ma ogni volta che vogliamo ascoltare la parola di Dio, ogni volta che noi comprendiamo che il Signore ha dato un cuore nuovo a chi lo ama, le cose cambiano. Alleluia. Egli disse a Pietro, ad Andrea, a Bartolomeo, a Filippo, ad altri, e gli disse: da ora in poi vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell'uomo. Questa è una benedizione e questa è una promessa, ma la promessa è di quelli che veramente sono con Lui. Gloria al Signore. Noi dobbiamo spogliarci di tutte quelle cose che possono impedire questa benedizione da parte del Signore. In Romani 12:2 dice: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà, la buona, la gradita e perfetta volontà del Signore. Questo, la parola del Signore non ci sta dicendo, quando si parla di mondo, che noi non dobbiamo apprezzare la creazione, ma sta parlando del sistema che questo mondo presenta. Questo mondo, fratelli, va contromano,
non vuole fare la volontà di Dio. Il mondo ha una visione totalmente contraria a Dio, va a collisione con la parola di Dio, non si sottomette ad essa come una moda o che va cambiando continuamente. Noi dobbiamo applicare la parola di Dio per essere liberati da questa influenza di schiavitù. Stiamo combattendo. Sapete, Gesù disse: essi non sono del mondo, quando fece la preghiera sacerdotale, come io non sono del mondo. Intende dire che la grazia salvifica di Dio ci insegna a rinunziare alle impietà, alle mondane concupiscenze, perché viviamo in questo mondo presente sobriamente, giustamente, piamente, perché se non siamo in questa realtà noi diventiamo neutri. E quando tu e io diventiamo neutri significa che quando noi non col Signore non siamo crescendo con il Signore, noi non stiamo portando frutto, noi stiamo disperdendo. Quando noi non siamo con Lui, noi automaticamente nelle nostre azioni siamo contrario. Non possiamo veramente apprezzare il mondo e dire di amare il Signore. Sapete, Cristo è il buon pastore che raduna le sue pecore, il suo gregge, mediante il ministero esteriore della parola e l'efficacia interna della sua grazia. E abbiamo detto poco fa che invece Satana è il lupo che cerca di distruggere continuamente. Alleluia. Noi dobbiamo comprendere che dobbiamo impegnarci nella preghiera, noi dobbiamo impegnarci secondo la responsabilità che abbiamo ricevuto nella predicazione o nel portare anime al Signore. Questa è la volontà del Signore. Egli ci ha chiamati perché noi evangelizziamo. Quando noi siamo nel centro della sua volontà, non siamo persone neutre, siamo persone che stiamo portando frutto perché siamo con Lui. Quando non siamo con Lui diventiamo contrari. Non esiste la neutralità nell'opera di Dio. Siamo in un campo di battaglia, come ho detto poco fa. Chi non è con me? E noi nello stesso tempo siamo in un campo di mietitura. Chi non raccoglie? Ci viene posta una domanda: da che parte stai? Da che parte stiamo? Nella grande raccolta del mondo, a chi noi stiamo servendo, alleluia, gli interessi? Di chi serviamo gli interessi? Stiamo facendo la sua volontà? Stiamo ubbidendo alla sua volontà? O stiamo disperdendo? Come si fa a disperdere le cose di Dio? Vedete, vi fu un padre che un bel momento suo figlio gli disse: padre, dammi tutto quello che è mio, che mi appartiene, perché io me ne voglio andare. Sapete, all'epoca la divisione dei beni accadeva quando il padre non c'era più, i figli si dividevano i beni, e per il padre è stata una ferita pensare che quel figlio aveva già tagliato i ponti con lui. Però lui, da buon padre, prese quello che gli toccava, gliela diede e lui iniziò a vivere la sua vita. Che illusione! Pensava di vivere la vita. La gente lo trattava perché lui aveva i soldi. Chi ha molti amici l'ha per sua disgrazia in questo caso. E fin quando c'era questa moneta parlante, tutti volevano stare con lui. Ma sapete, venne una carestia in quel posto. A un bel momento, sapete cosa successe? Che lui cercava lavoro. Cercava lavoro, non ne trovò.
qualcuno lo mandò a pascolare porci, cercava di mangiare e non ce la faceva, non gliene dava nessuno. Egli ritornò in sé. Quando noi siamo lontani dal Signore è un disperdere continuo, ma quando noi ritorniamo, anche se abbiamo peccato, ma confessiamo il nostro peccato e ritorniamo al Signore, ritorniamo a costruire. Sapete, il Signore non ha risentimento, rancore ogni volta che noi in ginocchio diciamo: Padre, ho peccato contro di te, perdonami, voglio che tu mi reintegri nella tua volontà, che mi riporti a fare la tua volontà. Sapete, il Padre quando lo vide da lontano corse verso suo figlio, lo abbracciò, lo baciò e lo ribaciò. Sapete, questa è la condizione di tutti coloro che vanno al Signore per non essere neutrali, non essere di quelli che dispergono, ma di quelli che raccolgono e di quelli che combattono a fianco col Signore per vincere nel nome del Signore. Forse tu sei caduto in qualche fallo e il diavolo ti sta puntando, facendoti vedere sempre quel fallo, quella iniquità dove sei caduto. Vieni alla presenza del Signore, perché col Signore costruiamo, col Signore vinciamo, col Signore glorifichiamo il suo nome. Ecco quello che io voglio dirti in questa mattina: con Lui siamo più che vincitori, con la nostra umanità e carnalità. Signore, non sto facendo nulla di male. Sì, vero, non sto leggendo la tua parola, non sto pregando, ma non sto facendo nulla di male. Sono a casa mia, mi sto vedendo la televisione, mi sto vedendo un bel film, ho bisogno di rilassarmi. Sapete che l'omissione è peccato. Dice la Bibbia che colui che sa fare il bene e non lo fa commette peccato. Noi dobbiamo stare nel centro della volontà di Dio, perché con Lui noi porteremo il 30, il 60, il 100 alla gloria di Dio. Ma senza di Lui noi siamo sconfitti, perché il diavolo è più forte di noi. Non ce la possiamo fare contro di Lui, ma col Signore, con il leone di Giuda, sì che possiamo. E io concludo, perché il tempo già è andato così veloce, non me ne sono neanche accorto stamattina. Il Signore non ti vuole ibrido, il Signore non ti vuole neutrale, tu con Lui, alleluia, incominci a raccogliere, con Lui incominci a portare frutto. Concludo con quel passo che dice: voi senza di me non potete far nulla. Ma immaginate, con Lui possiamo fare al di là. Amen. Ci alziamo alla presenza del Signore, vogliamo fare la nostra offerta. Cantico alla presenza del Signore. Alleluia. Sì. Allora vogliamo dire che noi invitiamo anche i nostri cari amici che ci seguite via internet, se volete donare senza il se, chi vuole donare, alleluia, potete andare alla pagina iniziale dove c'è scritto il nostro IBAN della Chiesa, non personale ma della comunità di via Ruggero Loria numero 50 qui a Palermo. Tutti coloro che vogliono potete utilizzare anche PayPal per chi gli viene più semplice, più facile, o potete donare. Quando diciamo potete donare, donate, non stiamo dicendo che stiamo raccogliendo soldi da destra a sinistra, no, stiamo parlando di questa opera.
di coloro che vogliono lavorare anche via internet, ovunque voi vi trovate, collaborare, essere collaboratori per la crescita di questa comunità, potete benissimo farlo. A volte facciamo un resoconto o via internet di quello che ci è stato dato fino ad oggi e possiamo dire che non abbiamo fatto una bella raccolta, ancora siamo con il zero, ma aspettiamo cose grandi da parte del Signore. Se il Signore ti compunge, farlo con tutto il tuo cuore. Dio ama un donatore allegro. Signore, grazie, benedici questa offerta, benedici anche il tuo popolo che ha donato allegramente alla tua presenza. Conosci come noi siamo travagliati, ma sai che il nostro cuore è per te. E oggi ci ha detto: con me voi portate frutto, senza di me voi disperdete. Signore, donaci grazie che in ogni cosa possiamo vedere te, perché tu apri la porta e quando apri la porta nessuno la chiude. Benedici, Signore, il tuo popolo nel nome del tuo figliolo Gesù. Ogni mano che ha dato e ogni mano che non ha potuto, Signore, benedici il tuo popolo nel nome di Gesù. Amen. Gloria al Signore. Vogliamo cantare un ultimo cantico che dice: non c'è Dio grande come te. Alleluia. Non c'è Dio grande come te. No, non c'è. No, non c'è. Non c'è Dio grande come te, no, non c'è, no, non c'è, non c'è chi può fare le cose come quelle che fai tu, non c'è chi può fare le cose come quelle che fai tu, né per potenza e né per forza, ma nel tuo Santo Spirito. Né per potenza e né per forza, ma nel tuo Santo Spirito. Ed anche i monti si muoveranno, ed anche i monti si muoveranno, ed anche i monti si muoveranno per il tuo Santo Spirito. Non c'è Dio grande come te, no, non c'è, no, non c'è. Non c'è Dio grande come te, no, non c'è, no, non c'è. Non c'è chi può fare le cose come quelle che fai tu, non c'è chi può fare le cose come quelle che fai tu, né per potenza e né per forza, ma per tuo Santo Spirito. Né per potenza e né per forza, ma per tuo Santo Spirito. Ed anche i monti si muoveranno, ed anche i monti si muoveranno, ed anche i monti si muoveranno, ma per tuo Santo Spirito. Alleluia, gloria a Dio. Alleluia. Alleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus seja com nós hoje e permaneça para sempre.
Benedetta entrada, benedetta uscita di ognuno, benedetta la reentrata a casa e una settimana vittoriosa di benedizione per ognuno di voi, carissimi, che grazia e pace del nostro Gesù Cristo sia con voi. Noi salutiamo con la grazia e pace in Cristo Gesù. Amen.